Swipe ti consente di personalizzare anche le sezioni del tuo sito, cioè le varie parti che lo compongono, con i contenuti importati dai social, oppure altri elementi di testo o multimediali che puoi inserire manualmente. Una volta loggato a Swipe, accedi alla gestione del sito. Clicca su Modifica sito e poi su Sezioni. Ti comparirà l'elenco di quelle già presenti all'interno del tuo sito. L'icona occhio grigio indica le sezioni disattivate, l'icona occhio giallo indica quelle attive. Per attivare o disattivare una sezione, ti basta cliccare sull'icona a forma di occhio, che cambierà colore di conseguenza. Una volta modificata una sezione, ricorda di cliccare sul pulsante Salva prima di tornare indietro o di chiudere il sito se vuoi salvare la modifica. Tutte le sezioni del tuo sito, qualunque sia il tema che hai scelto, hanno un nome che gli viene assegnato in automatico. Se vuoi, puoi modificarlo. Per farlo, ti basta cliccare su Sezioni e poi su quella di cui vorresti modificare il nome. Fai attenzione che la sezione sia attiva. Non è possibile modificare il nome di sezioni disattivate. Automaticamente verrai riportato nella sezione sulla quale hai cliccato e potrai modificarne il nome. Ti basterà cliccare all'interno del riquadro giallo che contiene il testo con il nome della sezione ed editarlo. Una volta modificato, clicca su Salva per salvare le modifiche. Oltre a modificare i nomi delle sezioni e le voci dei menu, puoi anche scegliere di cambiare l'ordine delle varie sezioni, modificandone la posizione. Cambiare la posizione di una sezione equivale a modificarla sotto due aspetti. Cambierà infatti l'ordine di elenco nel menu Sezioni e nel menu di navigazione del sito. Ma cambierà anche la posizione in cui quella sezione è presente sul tuo sito, graficamente parlando. Per modificare l'ordine delle sezioni sempre all'interno dell'area Sezioni, individua la voce che desideri spostare e clicca sull'icona indicata. Tieni premuto e vedrai che potrai spostare la sezione dove desideri, trascinandola e rilasciandola nel punto desiderato. In questo modo avrai spostato la sezione, sia nell'elenco del menu Sezioni, che nel menu di navigazione e nella grafica del tuo sito. Infine clicca su Salva per salvare le modifiche effettuate. Swipe è un sito web responsive. Le operazioni mostrate in questo video possono essere eseguite anche da dispositivi mobile.